Maurizio Fondriest riuscì a reggerlo. Sta preparando qualcosa a Laurent Jalabert. E Andrea Peron si è incollato alla ruota di Jalabert, ha forse capito il pericolo. Intanto continua però a fare l'andatura a Melchior Mauri. Siamo davvero forse nel momento chiave di questa frazione. Procedono tutti insieme, ancora i cinque atleti, Massimo Podenzana stabilmente in coda a questo drappello. Davanti a lui Dario Bottaro, Andrea Peroni in terza posizione, vedete abbastanza agile il rapporto di Bottaro, più poderoso invece quello di Podenzana. Sta salendo discretamente anche Andrea Peron e va però aumentando ancora il ritmo Melchior Mauri. C'è da fare assolutamente attenzione a Jalabert. Assolutamente, Jalabert si era voltato qualche istante fa. Jalabert può fare la differenza su questo tipo di strade che un po' salgono ma non troppo, e infatti sta provando a seminare la compagnia. Scatto secco di Laurent Jalabert e si butta alla sua ruota soltanto Dario Bottaro, ci pare, in questo istante. È grande attacco di Jalabert, sta rilanciando l'azione già. Bottaro è a 10 metri, deve chiudere il buco adesso Bottaro, perché rischia altrimenti di non farcela più, e sembra non farcela. Insiste Jalabert, ci aveva insospettito con le sue mosse, i suoi sguardi, e avevamo fatto bene a sospettare su Jalabert, che vuole insomma andare a così a compiere un'altra impresa. Più di 150 km di fuga a 5, poi su una dentello, su una salitella posta nel finale, ecco la fucilata di Jalabert. Si volta e continua a spingere fuori sella. Jalabert ha preso un bel margine, non riesce a chiudere Bottaro, peccato, era davvero arrivato a pochissimi metri da Jalabert. Bottaro non sta provando nuovamente a chiudere il buco con grande generosità l'atleta della Gavis, e adesso la strada sta salendo in modo importante, e si è spaccato completamente il drappello dei cinque che aveva caratterizzato questa seconda frazione. Un finale di tappa nervoso, denso di insidie questo verso Mend. Jalabert ha aspettato il momento giusto per provare la stoccata e sembra davvero aver azzeccato il tempo. Già 15 le vittorie già ottenute da Jalabert in questo 1995, va dunque per la 16ª questo corridore di 27 anni, nativo di Mazamet, un grandissimo corridore. Già umile, un campione di grande umiltà, che per un giorno insomma ha saputo inventarsi così attaccante d'altri tempi, e gli applausi della folla del Tour de France per il beniamino Jaja. Tra due ali di folla, certo è dura questa salita che ci porta verso Mend, non lunghissima ma con pendenze abbastanza sensibili. Continua ad andare sui pedali Jalabert come un vero scalatore, non c'è più nessuno alle sue spalle, è sparita la sagoma di Dario Bottaro, l'unico che ha provato insomma almeno a replicare all'azione del corridore francese. Non c'è stato però niente da fare, non ha chiuso il buco nell'immediato Bottaro, e adesso sta crollando, sta accusando Bottaro, e invece in netto recupero, attenzione, Massimo Podenzana
È un Podenzana che ha corso con grande acume tattico fin qui, non ha praticamente mai collaborato. D'altra parte c'erano inizialmente 3 atleti della Onze in questa fuga, quindi 2, e spettava insomma a loro il compito di portare avanti questa avventura nata dopo circa 30 km di corsa in una frazione, quella odierna, che ne prevede 223. Intanto è di 5 minuti in questo istante, ci comunica Radio Corsa il vantaggio di Laurent Jalabert sul gruppo di Miguel Indurain, un gruppo che era molto molto numeroso, c'erano tutti gli uomini di classifica dentro. Jalabert non dovrebbe dunque riuscire a salire al terzo posto in classifica generale per qualche chilometro, anzi per diversi chilometri. Era virtualmente salito sul podio Jalabert quando il vantaggio di questa fuga aveva toccato anche i 9 minuti abbondanti. Il gruppo ha insomma dimezzato quasi il margine, 5 minuti all'ultimo rilevamento, mentre Jaja si sta avvicinando al traguardo di Menda, da poco passato il cartello dei 3 km alla conclusione, e davvero due ali di folla lo stanno spingendo alla vittoria di questa 12ª tappa, e sarà nell'eventualità il secondo successo in carriera al Tour de France per questo 27enne corridore francese, che ha già portato fino a Parigi la maglia verde che anche adesso indossa, quella che al Tour identifica il leader della classifica a punti, l'ha vinta nel 1992. Jaja la tiene sulle spalle. Certo, la vittoria di oggi gli servirà eventualmente anche a consolidare il primato nella speciale classifica, che corrisponde, così lo ricordiamo per dovere di informazione, alla maglia ciclamino del Giro d'Italia. Ormai un chilometro, quasi all'ultimo chilometro, Jaja, ed ecco Marco Pantani, la strada sale verso Mend, 3-4 chilometri di salita con pendenze importanti, e Marco Pantani ha in mente qualcosa, sta accelerando senza voltarsi. Pantani, Richard Virenque il primo a mettersi in caccia, implacabile Miguel Indurain. All'attacco di Pantani sta rispondendo Miguel Indurain, ma Pantani prova ugualmente ad andarsene. Nuova accelerazione del pirata, adesso è Alex Zülle, il secondo uomo della classifica generale, che si butta in caccia di Pantani, gli ha preso la ruota, e anche Indurain. Sono tutti lì gli uomini forti di questo Tour de France. Ecco Bjarne Riis, Laurent Brochard, e non vediamo invece Richard Virenque, che prova nuovamente ad allungare Pantani. Un altro numero da super scalatore per Marco Pantani, dopo la dimostrazione di forza già impressa sull'Alpe d'Huez. 10ª tappa, fu il vincitore Marco Pantani. E adesso però la regia torna giustamente su Laurent Jalabert, ormai vicinissimo al traguardo, e attenzione, Marco Pantani ha preso un po' di vantaggio su tutti, passa adesso al cartello dei 4 km alla conclusione Marco Pantani, e vediamo cosa sta succedendo dietro. Miguel Indurain davanti a tutti, Bjarne Riis alla sua ruota, Alex Zülle in terza ruota, non vediamo invece Richard Virenque, che ha accusato una debacle su questa dura salita che ci sta portando verso Mend. La salita è terminata per Jalabert, che dovrebbe essere all'ultimo chilometro, ormai si stava dissetando Jaja, che insomma davvero non dovrebbe farsi sfuggire il successo in questa tappa. Intanto Pantani se n'è andato, ma Miguel Indurain con
il consueto stile che lo contraddistingue, una progressione graduale ma inesorabile, quella di Miguel Indurain, che si sta via via togliendo di ruota tutti i big della classifica. È rimasto tenacemente incollato a Miguel Indurain e Bjarne Riis. Ma fa grande fatica Bjarne Riis. E intanto è il momento del trionfo quasi per Laurent Jalabert. È terminata la salita, un lunghissimo rettilineo finale per Jaja. Insomma, dovrebbe essere sua la vittoria in questa 12ª tappa del Tour de France, con un Pantani però davvero scatenato. Gli è bastata una piccola salita, piccola in confronto all'Alpe d'Huez ad esempio. Un dentello è stato sufficiente a Pantani per scatenare la bagarre nel gruppo, e qualche uomo era andato in crisi, qualche big della classifica. C'era un Richard Virenque in netta difficoltà. Ed è al traguardo Laurent Jalabert. Ci togliamo il cappello di fronte alla classe cristallina di questo corridore. Quasi 190 km di fuga per Jalabert, 180 almeno in compagnia, e gli ultimi 10 scarsi da solo, e esulta giustamente Laurent Jalabert. E vince lui, ed è Laurent Jalabert dunque il vincitore di questa 12ª tappa del Tour de France, la Saint-Étienne-Mende. Complimenti a Jaja. Dunque Laurent Jalabert, il vincitore della 12ª tappa del Tour de France, al secondo posto. Sta arrivando tutto solo in questo istante Massimo Podenzana, il 34enne della Brescia-Latte. Chiude in questo istante con un ritardo vicino ai 30 secondi, 28-29 secondi, arriva Dario Bottaro, terza piazza per Bottaro e dunque podio per due terzi italiano. Peccato però che sul gradino più alto salga invece un francese, ma lo fa davvero, signori, con pienissimo merito. In quarta posizione Melchior Mauri. Davvero Jalabert ha seminato gli avversari, ha spezzato il drappello di testa, e la quinta posizione andrà ad Andrea Peron, ceduto nettamente sulla ascesa finale verso Mende. Andrea Peron che va comunque a conquistare il quinto posto, e soprattutto anche Peron insomma guadagnerà qualche posizione in classifica generale. Un minuto e 30 secondi di ritardo per Peron. Intanto sta proseguendo dietro il forcing di Pantani, ma lo vedete, Miguel Indurain non ha mollato di un metro, sempre lì a una cinquantina di metri da Pantani. Indurain che non ha risposto alla prima secca accelerazione del corridore romagnolo, ma poi con la progressione che lo contraddistingue ha aumentato i colpi, il ritmo, e guardatelo, adesso è molto vicino ad un Pantani costretto a rilanciare per non vedere svanire questo tentativo. E Bjarne Riis si è anche lui incollato alla ruota di Indurain. Manca invece Alex Zülle. Hanno perso terreno sia Zülle che Virenque su questo finale di 12ª frazione in salita. La strada tornerà a scendere negli ultimi 2 chilometri, sta per scollinare Marco Pantani. Vediamo con quale vantaggio lo farà su Indurain, ma è un margine molto molto risicato. Si volta in questo istante Pantani e si alza nuovamente sui pedali. Un tentativo generoso quello del corridore romagnolo, ma lo vedete, è davvero difficile
Staccare Indurain su un terreno di questo tipo, una salita dura che non è però insomma arcigna come lo era l'Alpe d'Huez. La strada sta tornando, insomma sta ormai spianando e eccola, termina la salita in questo istante per Pantani, adesso soltanto discesa ma si rialza logicamente Pantani. E alle sue spalle ecco arrivare Miguel Indurain e Bjarne-Riis. Bravo Pantani comunque, ma bravissimo Indurain che ha ben sfruttato l'attacco di Pantani almeno per il momento per avvantaggiarsi nei confronti di Zülle, nei confronti di Virank e di tanti altri uomini. Adesso collabora Bjarne-Riis, ne ha tutto l'interesse e lui ha a guidare il terzetto in questa discesa a 5 minuti, l'ultimo rilevamento cronometrico sul vantaggio di Jalabert, vedremo con quale ritardo andranno a chiudere questi atleti che hanno preso un discreto margine nei confronti di tutti gli altri, non vediamo ancora nessuno. Una bella azione a tre, una nuova occasione per Indurain per consolidare la maglia di leader della classifica generale, un Indurain che sta andando in cerca del suo quinto successo consecutivo al Tour de France. Sono numeri che fanno paura davvero, quelli di Miguel Indurain. Puntuale come un orologio svizzero qui al Tour de France, ormai si presenta da 4 anni al top della condizione, viene qui in Francia e in sostanza ha già vinto 4 Tour de France, uno dietro all'altro, davvero da autentico dominatore. È il momento della volata, se volata ci sarà, ma non per Indurain che insomma lascia tranquillamente fare. Stanno per arrivare al traguardo, sprintano invece Bjarne-Riis e Marco Pantani, e proprio Pantani va a vincere la volata del gruppo, 5 minuti e 40 secondi di vantaggio per Laurent Jalabert, un vantaggio importantissimo. Alex Zülle al traguardo e perde 18 secondi da Indurain Zülle, questo è Laurent Jalabert che si gode questo trionfo, secondo successo in carriera al Tour de France, e riceve le congratulazioni di Richard Virank, che è appena arrivato al traguardo anche Richard Virank, che è in classifica generale, 2 minuti e 44 di ritardo adesso per Alex Zülle, in terza posizione va proprio Laurent Jalabert, dunque l'impresa di Jaja si arricchisce di un contenuto ulteriore. Jaja terzo in classifica generale, vincitore di tappa con oltre 200 km di fuga. A questo punto siamo insomma al momento dei saluti. È terminata questa 12ª tappa del Tour de France. La maglia gialla è sempre salda sulle spalle di Miguel Indurain. E il Tour proseguirà domani con la 13ª tappa. Tempo di